parlare più dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. A questo indirizzo email che vedete in sovraimpressione, in tanti ci scrivono, stiamo leggendo un po' tutte le vostre lettere, le vostre email. Francesco ci ha scritto, lui si definisce un uomo ordinario che si trova però a vivere un'esperienza straordinaria. Un momento che va a segnare particolarmente in modo profondo la sua vita e la sua fede. 23 settembre del 2020, quando Francesco, al volante della sua Fiat Panda, si trova coinvolto in un terribile incidente stradale. Una macchina proveniente da destra non rispetta la precedenza e lo colpisce in pieno, colpisce la sua auto, facendola ribaltare più volte. Mentre l'auto si capovolgeva, Francesco, che è tanto devoto di Padre Pio, invoca l'intercessione di Padre Pio, di Maria Santissima. Nonostante la violenza dell'impatto, Francesco non prova paura, ma piuttosto un senso di pace interiore. Rimane intrappolato dentro l'abitacolo, l'arrivo della polizia, di un vigile del fuoco fuori servizio che si trova lì per caso provvidenziale, permette a Francesco di essere liberato e soccorso immediatamente. Ma la sorpresa più grande arriva quando Francesco scopre che delle medagliette della Madonna e delle immaginette di Padre Pio, che erano sempre presenti nella sua auto, erano invece nel tascone laterale dello sportello, lato autista, il punto esatto dove si è ritrovata la sua testa nello schianto. Nonostante l'ortopedico del pronto soccorso esprimesse preoccupazione per i traumi subiti e la dinamica dell'incidente, Francesco si sente stranamente sereno, sicuro di stare bene. E anche noi possiamo immaginare quello che ha passato. Questa straordinaria esperienza, segnata dalla presenza di Padre Pio e della Madonna nella sua vita, ha lasciato un'impronta indelebile nella vita di Francesco, possiamo immaginarlo, confermando così la sua fede e la sua convinzione della presenza di Maria e di Padre Pio, nella presenza continua nella sua vita, che lo accompagna continuamente, soprattutto in quel momento di estrema difficoltà.